trovati spettatrici e spettatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Noi TV. Apriamo con la cronaca perché è scattato l'arresto per un ventenne pregiudicato di Capannori che ha aggredito e rubato a un coetaneo un monopattino. Ha aggredito un coetaneo, prima a parole e poi a pugni in faccia, e lo ha minacciato con un coltello per rubargli il monopattino. Ma nonostante il tentativo di fuga è stato individuato e arrestato dai carabinieri della stazione di Borgo Giannotti, che sono riusciti anche a restituire il maltolto, un velocipede del valore di 500 euro. È successo nella notte tra venerdì e sabato in una strada di Antraccoli, dove la vittima stava tranquillamente aspettando la fidanzata sotto casa. Lì è stato raggiunto da un ventenne italiano di Capannori, pregiudicato, che lo ha prima insultato e poi preso a pugni, estraendo il coltello per appropriarsi del monopattino. A seguito dell'aggressione la vittima, un 22enne, ha avuto bisogno delle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Grazie alla sua minuziosa descrizione però i militari sono riusciti a rintracciare l'aggressore e a trovare nel corso di una perquisizione in abitazione il monopattino rubato. E il presidente del Tribunale di Lucca, Gerardo Boragine, ha disposto la chiusura degli uffici del giudice di pace a seguito della nota del responsabile del servizio di prevenzione, in cui i locali venivano dichiarati inagibili a causa di un'abbondante perdita d'acqua. L'acqua è fuoriuscita dalla rottura di un radiatore e filtrata dal primo fino al piano terra. E adesso ci spostiamo in Versiglia, dove i balneari lanciano l'allarme per la nuova norma che porta a 18 anni l'età minima per avere il brevetto di bagnino. L'innalzamento dell'età minima per fare il bagnino rischia di pesare molto sulla prossima stagione turistica. Se fino ad oggi bastava avere 16 anni compiuti, dal 31 marzo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, si potrà ottenere il patentino da bagnino soltanto una volta compiuti i 18 anni, tagliando fuori dunque una fetta consistente di aspiranti guardiaspiaggia, che sono tipicamente in Versilia studenti che in estate fanno la stagione sul mare. È l'effetto di un decreto varato nel 2016, ma rinviato fino ad oggi. A lanciare l'allarme è stato il deputato versiliese di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi, che parla apertamente di errore. Preoccupati i balneari della costa versiliese apuana. Nella sostanza non cambia molto, in quanto lo stabilimento balneare deve avere un bagnino maggiorenne, in quanto ha una responsabilità. Certo, una patente rilasciata a 16 anni consentiva al ragazzo di farsi 2 anni di aiuto bagnino, motivato dal fatto di avere già una patente che magari nel corso di qualche anno poteva trasformarsi in bagnino a tutti gli effetti. Ecco, rischiamo che questi ragazzi che magari vengono assunti a questo punto soltanto per rastrellare o per fare lavori come spostare lettini, non so, accompagnare i clienti all'ombrellone, si sentano meno motivati e magari fuggono verso altre professioni. Aumentano così i timori per la ricerca di personale per l'estate 2024. Lo stop ai bagnini under 18 aggrava infatti una situazione già critica. Da anni c'è una fuga dalle spiagge verso altri settori, cantieristica e edilizia. Sì, so che molti associati stanno già cercando il bagnino e non lo trovano e stanno facendo pressione sulle associazioni che formano i bagnini affinché gli passino dei contatti al più presto possibile. Diciamo che è un fenomeno che si sta acuendo, cioè anno dopo anno la carenza di personale è sempre maggiore e spesso ci ritroviamo sulle spiagge bagnini 18-19 anni che magari ci mettono, nonostante tutta la buona volontà, non hanno l'esperienza di un trentenne o 35 anni. E adesso il cinema perché questa sera su Noi TV arrivano Robert Redford e Mia Farrow. Questa sera torna l'appuntamento con il cinema su Noi TV. Per il ciclo I Classici va in onda alle 21.30 Il Grande Gatsby, terzo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, diretto da Jack Clayton con Robert Redford e Mia Farrow. La pellicola porta in scena le vicende di Gatsby, giovane gangster divenuto ricchissimo dopo la Prima Guerra Mondiale e tormentato dall'amore per la bella Daisy, che non ha saputo aspettarlo e ha sposato un altro facoltoso. Deciso a riconquistarla, Gatsby acquista una splendida villa nella baia di Long Island e, tentando di ricostruire il passato, organizza feste maestose con la speranza di riavvicinarla. Ma il destino tornerà nuovamente a separarli.
Il film, che si attiene fedelmente al testo di una delle maggiori opere letterarie del Novecento, ha vinto 2 premi Oscar e un Golden Globe. Un classico da non perdere. Con questo servizio si chiude questo appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per l'ascolto.